Ciao, sono Marco e bentornati nella mia serie dedicata al mondo delle zanzariere. Oggi vediamo la zanzariera Plissé, che tra l'altro è anche la mia zanzariera preferita perché è particolare e in più è anche semplicissima da montare, ci vogliono al massimo 10 minuti. Niente, la particolarità di questa zanzariera sta nel fatto che non si avvolge come una comune zanzariera. Dovete sapere che le zanzariere di solito si avvolgono, quindi si possono avvolgere meccanicamente, tipo con la catenella a molla oppure a spinta, però cosa succede? Che questo è avvolgimento, ha bisogno di un ingombro, quindi ha bisogno di un cassonetto. Questa zanzariera invece si impacchetta, quindi impacchettandosi come se fosse un violino, consuma veramente, veramente poco spazio. La ditta che utilizzo io, che si chiama MV Line, utilizza due modelli, cioè il modello da 26 mm, il modello da 26 mm che serve per fare quelle di grandi dimensioni, pensate che io ne ho montata una alta addirittura 2,90 m, e poi c'è il modello che è questo, praticamente, che si chiama modello minima, che spessa soltanto 21 mm. Questo modello è comodissimo, soprattutto se avete delle inferriate, perché se avete montato delle inferriate tra la persiana e il serramento, gli spazi sono sempre così risicati, e questo modello, diciamo, è il modello più indicato. Questa zanzariera non ha un destro e un sinistro, in base a come decidete voi di montarla si gira da una parte all'altra, quindi si può aprire in un senso oppure l'altro. Tra l'altro anche la particolarità di questa zanzariera qual è? È che ha una soglia che veramente è piccolissima, è alta 5 mm, quindi calpestabile e quindi è gradevole alla vista perché non si vede, piccolina. In più è anche comoda da utilizzare. Niente, il montaggio è semplicissimo, ci sono tre tipologie di tappo, c'è il tappo che va sulla guida superiore, che tra l'altro è la prima cosa che va montata, praticamente vanno inseriti i tappi, appoggiata la soglia sul soffitto, decidiamo noi, come si dice, dove posizionare, fare due fori e poi cosa succede? Si spostano questi due tappi e si tirano con i grani. Poi cosa bisogna fare? Bisogna prendere la soglia che va, come si dice, appoggiata per terra, da una parte al biadesivo, quindi fate molta attenzione perché questo biadesivo tiene veramente tanto, quindi se come si chiama, l'attaccate in, come si dice, in una posizione sbagliata, poi strapparlo, è facile che si piega anche la guida, visto che è sottilissima. Si inseriscono i due tappi, anche questi, nella guida, si toglie il biadesivo, si posiziona, si spostano i tappi contro il muro e poi si fissano i tappi sul muro o sul legno, dipende dove dovete fissarla. Poi l'ultimo tappo che è quello che va montato sul muro, ce ne sono dentro 5 o 6 nella confezione. Più la zanzariera è alta, più dovete utilizzarne. Io su una zanzariera grande così ne ho utilizzati due.
Una volta che abbiamo montato la guida superiore e la guida inferiore, non ci resta che inserire la zanzariera. Fate attenzione perché la zanzariera ha un sopra e un sotto, questo perché la parte superiore ha dei buchi e questi buchi servono per l'inserimento della zanzariera nei tappi che abbiamo inserito in alto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la zanzariera in maniera obliqua, la agganciamo al tappo in alto, la posizioniamo sulla guida inferiore e niente, la spingiamo. Una volta spinta si aggancerà al tappo inferiore e ai tappi che abbiamo montato lateralmente. Ora vi faccio vedere il video così almeno è più facile capire. Siamo giunti al termine del video, spero che il video vi sia piaciuto. Come vi dicevo, una zanzariera è particolare, semplice da montare, una zanzariera che vi può risolvere tantissimi problemi, soprattutto se avete problemi di spazio, anche comunque se avete problemi di grandezza delle zanzariere, perché di solito le zanzariere sono certificate fino a 2,50 m, con questa potete arrivare a dei volumi superiori. Ora non ci resta che provarla e poi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi iscriviate al canale e mettete un like se vi è piaciuto il video.